Ciao a tutti, sono Miriam Catenaro dell'associazione Media Doc. Oggi siamo al secondo incontro del ciclo di incontri Younger Lab Formazione Strumenti, che fa parte della coprogettazione con diverse associazioni culturali come AIGE Bologna, Formazione in Rete APS e ovviamente con Informa Giovani del Comune di Bologna. Oggi parleremo di servizio civile e abbiamo con noi Lorenzo Tore. E abbiamo poi in collegamento video due ragazze che hanno fatto Valentina e Yasmin, altre esperienze del servizio civile. E partiamo prima con loro e così ci raccontano un po' tutta la loro esperienza e poi passeremo a Lorenzo. Grazie. Ciao, mi chiamo Yasmin, ho fatto il servizio civile universale in India a Mumbai, ormai nel 2019. E, ho scelto il servizio civile perché vengo da un percorso di studi nel campo della cooperazione allo sviluppo e diritti umani, e il servizio civile è una buona occasione per entrare, diciamo, a lavorare nel mondo delle ONG. Ciao a tutti, io sono Valentina, anche io ho svolto il mio servizio civile universale in India, Mumbai, con Yasmin e Tilly, l'altra nostra compagna di viaggio. Io ho scelto, anche io direi come Yas, ho scelto il servizio civile universale in quanto potrei dire che sì, venivo, mi sono laureata in scienze internazionali. In realtà però io l'ho scelto perché ho sempre avuto e ancora ho questa grande passione per il viaggio, quindi diciamo che grazie all'università sono venuta a conoscenza del fatto che c'era questa opportunità e l'ho subito colta al volo, sì, per cogliere, ecco, diciamo, una sorta di occasione lavorativa, ma anche proprio per andare in India, ecco. Diciamo che io l'ho sempre saputo, non so come, però conosco il servizio civile da quando praticamente ho 16-18 anni. In qualche modo ho sempre avuto degli amici che l'hanno fatto, sempre hanno fatto servizio civile in Italia, quindi o in biblioteca o nelle scuole, e sono sempre stata circondata appunto dai loro discorsi e l'ho sempre, diciamo, conosciuto. Quando ho iniziato a fare la laurea, la magistrale appunto in diritti dell'uomo, invece ce lo proponevano proprio come un'opportunità per toccare con mano cosa poteva essere il mondo della cooperazione della cooperazione. Io, a dire la verità, avevo fatto domanda per il servizio civile la prima volta per andare in Africa quando era all'inizio della magistrale e non ero stata selezionata. E poi comunque lo tenevo lì come cosa che volevo fare. E poi quando ho rifatto la domanda la seconda volta per andare in India, avevo già finito, sì, la laurea magistrale, anzi stavo già ormai lavorando da un anno invece nel settore della comunicazione, e in quel caso lo volevo fare perché volevo appunto andare proprio a Mumbai, ritornare a Mumbai, dove era la città dove avevo fatto un tirocinio, un'esperienza di volontariato durante la magistrale. E sì, c'è un bando che viene appunto pubblicato ogni anno, adesso forse magari qualche anno salta, adesso bene, non so. E praticamente bisogna rispondere direttamente invece all'ONG di riferimento. All'ONG, ci sono diverse ONG che hanno diversi programmi in tutto il mondo e la domanda la si fa direttamente all'ente che ospiterà il progetto. Ci sono alcuni moduli abbastanza standard da compilare, nel senso, perché vuoi fare questa esperienza, il classico metti le tue esperienze lavorative o di studio, da quello che mi ricordo, ed è importante. A mio avviso, il servizio civile è già avere esperienza nel campo del volontariato perché ti dà molti punti. Ad esempio, io so che sono, cioè nel mio caso, per la sede di Mumbai, ho avuto tanti punti perché io a Mumbai ci sono già stata e quindi penso che questo mi abbia, diciamo, avvantaggiato. E poi sostanzialmente tutti vengono selezionati per il colloquio, da quello che mi ricordo, e il colloquio nel mio caso, nel caso di Vale, l'abbiamo fatto con Ibo Italia. E dopo di questo sostanzialmente è un colloquio a punti,
Cioè loro danno dei punteggi in base alla tua università, al tuo percorso e altre cose, e poi si crea una graduatoria e in base ai diversi progetti, ad esempio nel nostro caso venivano selezionate 3 persone, sono i primi tre, le persone che hanno preso più punti vengono appunto selezionati. E appunto a me è successo che anch'io ho fatto la stessa giornata di selezione come IAS, sicuramente come ha detto lei è molto importante avere già esperienze di volontariato che ti danno dei punti e anche essere magari, cioè se si sceglie il servizio civile universale, essere già stati nel paese che viene scelto sicuramente ha, diciamo, da qualche vantaggio. Per quanto mi riguarda, io non sono entrata nella graduatoria, cioè sì, ero in graduatoria, però sono arrivata quinta. Poi sono stata fortunatissima perché c'erano queste due ragazze prima di me che si sono ritirate e quindi sono entrata io. E nel mio caso, per dire, io non avevo esperienze di volontariato e non ero mai stata in India e credo che sicuramente questo mi abbia un po' penalizzato, ecco, nella graduatoria. Forse, cioè, no, perché non voglio spaventare poi le persone che magari pensano, no, voglio fare, cioè, devo fare proprio domanda se magari sono già andato in quel paese. Secondo me vale tanto nel caso dell'India e di alcuni paesi dove magari i selezionatori sono più sostanzialmente, cioè, sicuri nel mandare persone che sanno che si troveranno bene in quel paese. Sicuramente per l'India, che è un contesto particolare, mi ricordo che anche proprio il colloquio individuale poi si era basato molto sul ma tu come pensi che possa essere vivere lì, eccetera, perché chiaramente è un contesto particolare, sì. Diciamo che dal mio punto di vista avevo un forte interesse dal punto di vista lavorativo, e nel senso che io appunto ho studiato nel mondo della cooperazione, però dopo la laurea io ho iniziato a lavorare nel campo della comunicazione, quindi diciamo due mondi diversi. Però questa cosa mi ha aiutato perché sostanzialmente cercavano una persona nel nostro bando che si occupasse della comunicazione e della raccolta fondi per l'ONG. E quindi nel mio caso diciamo che mi ha aiutato questa cosa, avere un'esperienza anche professionale, e io lo vedevo molto come diciamo, continuare a formarmi, entrare nel mondo dell'ONG, però non perdere, diciamo, il mio percorso professionale che stavo provando, diciamo, a costruire. E diciamo che l'aspettativa nel mio caso è stata mantenuta, adesso non so, è stata rispettata, e perché ho imparato tante cose. E forse giusto, io e Vale eravamo in ONG diverse, nel nostro anno c'erano due ONG diverse, quindi io ho lavorato per un altro ONG dal nome Reality Gives, e con loro diciamo che sento di essere cresciuta dal punto di vista anche professionale. Però è un qualcosa che nel curriculum fa, nel senso i selezionatori sono sempre molto interessati a capire ma come mai sei andata in India, che cosa hai fatto, anche se diciamo magari non hai imparato niente dal punto di vista professionale. L'esperienza comunque ti aiuta semplicemente magari a parlarne, e anche dal punto di vista lavorativo capiscono che sei una persona che si adatta sostanzialmente a diversi contesti, e sicuramente può aiutare. Comunque, Yas e io siamo state via un anno, 11 mesi per l'esattezza, e sì, appunto, come diceva Yas, eravamo in due ONG differenti, quindi io, Tilly e io, quindi anche l'altra nostra compagna di viaggio, eravamo appunto, svolgevamo il nostro servizio civile a Corp, che è un'organizzazione indiana. E per quanto mi riguarda, ecco, quell'esperienza dal punto di vista, cioè, di percorso non c'entrava effettivamente niente con tutto il mio percorso precedente, perché di cosa mi occupavo io? Io personalmente tutto il giorno per 11 mesi ho passato, ecco, le mie giornate al centro Shalom, fantastico, dove c'erano bambini, allora quindi la mattina era un luogo dove le mamme che lavoravano potevano portare i loro figli e lasciarli lì, così potevano svolgere effettivamente un'attività lavorativa. Il pomeriggio poi arrivavano anche
i ragazzi sordomuti, quindi uscivano da scuola, venivano lì per fare i compiti e durante tutta la giornata c'erano anche alcuni ragazzi disabili. Quindi appunto CORP in generale si occupa di women empowerment, di educazione. Il centro Shalom in particolare fungeva un po' da punto di ritrovo nello slum di Dharavi da punto di appoggio in realtà per quelle famiglie che avevano bisogno magari di appunto lavorare, avere comunque lasciare figli ecco da qualche parte. Quindi io assolutamente non mi ero mai occupata di educazione in vita mia, mai di disabilità e quindi è stata più che altro un'esperienza che mi ha dato tantissime soft skill. Quindi per quanto mi riguarda è stato importante da quel punto di vista. Dopodiché poi sì, Tilly e io un giorno a settimana andavamo anche in ufficio per, diciamo, sì, svolgere qualche attività anche noi di fundraising, ma diciamo non a livello al quale lo svolgeva Yas, che comunque Yasmin è stata anche scelta proprio per quel progetto, perché lei effettivamente aveva un'esperienza nella comunicazione ed era più strutturata, mentre Tilly e io non ce l'avevamo e quindi appunto ci hanno scelte ecco, per Corp. Io al momento sto lavorando da IKEA da un anno a questa parte, quindi dopo qualche mese che sono tornata dall'India è scoppiata la pandemia, noi siamo tornate a febbraio, quindi da lì è iniziato un po' tutta questa situazione che stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte. A giugno ho trovato lavoro da IKEA. Per quanto mi riguarda, anche se le competenze, l'esperienza svolta in India non c'entra con quello che adesso sto facendo da IKEA, durante il colloquio, che lavoro nell'amministrazione, durante il colloquio è stato fondamentale l'esperienza fatta in India. Per loro il fatto che io fossi stata 11 mesi, un anno in India, ecco, a svolgere il servizio civile, ha avuto un peso veramente molto grande nel colloquio, tant'è che me l'hanno detto. Io sicuramente lo consiglierei a tutti, nel senso è una bellissima esperienza appunto dal punto di vista sia umano che appunto poi dipende dai progetti anche professionale, ma è comunque un'esperienza che ti segna, cioè nel bene o nel male, poi influenzerà tutto ciò che verrà dopo. E il consiglio, diciamo, io sono una persona abbastanza pratica, il consiglio è di guardare bene l'ente ospitante, cioè, perché appunto ci sono diversi progetti, alcuni anche bellissimi, anche appunto dal bando, però c'è, cioè, una piccola informazione, in genere il bando, cioè, viene scritto, approvato un anno e passa prima, quindi nel corso dell'anno molte cose cambiano. Quindi avere proprio, sentire l'ente ospitante, parlare con loro e capire se sono persone delle quali ci si può fidare sostanzialmente. E quindi il mio consiglio è quello di andare dall'ente, capire da loro e avere, diciamo, capire il feeling se ci si può trovare bene o meno con loro. Te lo consiglio sicuramente, e io sono un po' più astratta di Yas, che invece è più pratica, quindi il consiglio che posso dare è di lasciarsi trasportare totalmente. Per quanto mi riguarda, il servizio civile in India, a Mumbai, con Yasmin e Tilly, è stata l'esperienza che sinceramente mi ha cambiato la vita, e non lo dico tanto per dire, lo dico perché ero una persona quando sono partita. E sono una persona totalmente differente adesso che sono tornata, da quando sono tornata, ed è stata questa esperienza farlo. Quindi è stata un'esperienza che poi non è stata tutta rose e fiori, perché appunto il contesto indiano non è semplice. L'organizzazione, il progetto, ecco, che dovevamo svolgere non era semplice da svolgere, chiaramente ci sono state un sacco di difficoltà, ma il mio consiglio è proprio quello di lasciarsi trasportare, quindi anche dalle difficoltà, e quindi non lasciarsi abbattere e sapere che quei periodi difficili aiutano, anche quelli fanno parte proprio del servizio civile, cioè alla fine il servizio civile va oltre il progetto, è un'esperienza totale che ti cambia come persona. Per
quello che è successo a me. Poi le aspettative, e questo è riguardo alla domanda precedente, le aspettative. Allora, io avevo un'aspettativa che era quella di fare un viaggio in India e svolgere questa attività in questo centro che però, appunto, non essendo pratica come IAS, non sono andata ad informarmi sul centro, eccetera. Sapevo le attività che avrei dovuto svolgere, mi interessavano, ma avevo preso tutto molto così. Quindi sì, assolutamente le aspettative in realtà sono state molto superate. E voglio solo aggiungere un'ultima cosa riguardo al fatto del lavoro. Al di là del lavoro di IKEA, in realtà poi l'India mi ha aiutato un po' a raggiungere quello che è il mio sogno a livello lavorativo, e cioè sono riuscita a pubblicare un libro che diciamo, è stata proprio l'India a diciamo, farmi scrivere, a regalarmi. Quindi riguardo al lavoro vorrei dire questo. Che ho aperto un blog, diciamo, ho aperto un blog che si chiama The Masala and the Story, seguitemi su Instagram, no, dove sostanzialmente questo masala, che è diciamo la spezia, l'insieme di spezie più famosa dell'India, rappresenta quello che diciamo l'India mi ha lasciato, nel senso quel proprio quel marchio indelebile che poi ci sarà sempre nella mia vita, in tutte le mie storie. E nel blog parlo appunto molto di India, per appunto come l'ho conosciuta io, come l'abbiamo conosciuta noi, e cercando di andare a rompere molti stereotipi sul paese, diciamo, che non è sempre appunto solo il paese dell'Oriente, eccetera, ma diciamo presentare come il mio modo di fare, molto pratico, diciamo, l'India del 2021. Ciao a tutti, mi raccomando, partite e fate buon viaggio. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate domande per il servizio civile e, come diceva la mia amica Vale, lasciatevi andare, anche le persone noiose come me devono lasciarsi andare. Ecco, abbiamo visto il video con Yasmine e Valentina, hanno raccontato veramente un sacco di cose e penso che Lorenzo probabilmente molte delle riflessioni magari che hanno fatto anche loro le avrà vissute o comunque sperimentate anche lui, quindi adesso ti lascio la parola. Un attimo prima, Sì? Vincenzo, scusa, praticamente Valentina in realtà poi mi aveva scritto un messaggio, ci teneva anche a condividere una cosa che le si è dimenticata, ovvero che poi lei non aveva fatto in realtà attività di volontariato prima e che invece poi l'esperienza del servizio civile l'ha portata poi a Milano, dove vive adesso, a confrontarsi in maniera diretta anche in Italia con questa cosa, insomma, con le realtà di volontariato. Quindi ha anche aperto questo ambito di interesse per lei. Insomma, credo che sia anche interessante vedere chi già lo faceva prima. E quindi magari è stato un punto in più per partire, poi al contrario, che invece l'ha portato come bagaglio e poi l'ha portato in Italia in questo senso. Quindi. Grazie. Prego Lorenzo. Ok, grazie. Ma innanzitutto buonasera e grazie chiaramente per l'invito. È stato bellissimo vedere questo quarto d'ora di video con Yasmine e Valentina, perché le mie sono state esperienze sicuramente differenti, perché io sono stato a Montevideo per 11 mesi in Uruguay, in un contesto differente. Il quartiere era sicuramente un quartiere con tantissime difficoltà, difficoltà che poi anche le ragazze o comunque chiunque decida di fare un'esperienza di questo tipo, a seconda dei paesi dove va, chiaramente deve essere preparata a confrontarsi, però sotto sotto i motivi che ci hanno spinto a fare domanda, a partecipare ad attività, ad iniziative di questo tipo, con progetti di questo tipo, sono fondamentalmente sotto sotto le stesse. Io potrei parlare per ore, però appunto ho deciso di darmi un po' una tempistica, un limite a quello che insomma può essere questo flusso di coscienza sull'Uruguay, organizzando e preparando un piccolo PowerPoint. Sono giusto una decina, dozzina di slide con quelli che presumo possano essere i punti più interessanti, punti focali della mia esperienza. E possiamo insomma anche andare già alla slide 2, appunto. Il progetto si chiamava Caschi Bianchi Uruguay 2018-2019. Io sono partito nel febbraio, anzi inizio marzo del 19, e sono tornato a febbraio 20, febbraio dell'anno scorso, giusto in tempo per
per la chiusura, per il primo lockdown causa Covid. Io sono partito con un'associazione che si chiama ADP, Amici dei Popoli, che tra l'altro saluto, che è un'associazione di volontariato che ha sede, a Bologna, a Padova, a Treviglio e a Roma. E il Servizio Civile Universale, insomma, è fondamentalmente organizzato un po' per tutti i progetti, un po' per tutte le associazioni, nella stessa identica maniera. Chiaramente trattandosi di un progetto che ti permette di passare un anno all'estero, c'è chiaramente un colloquio che devi sostenere, c'è chiaramente una serie di piccole prove che poi, a seconda che tu venga preso o no, ti porteranno a fare una settimana di preparazione in loco, in Italia, e poi, almeno nel mio caso, c'è stata una settimana di preparazione una volta arrivata a Montevideo. In cosa consisteva il mio progetto? Quali sono stati i motivi che mi hanno deciso di partecipare ad un progetto di questo tipo? A me è sempre piaciuto viaggiare, avevo sempre sognato di visitare il Sud America, e poi comunque, stando a Bologna, perché ho passato 4 anni di studio a Bologna prima di partire per l'Uruguay, avevo già partecipato ad una serie di iniziative che insomma comprendessero lavori o la possibilità di avere a che fare con delle associazioni che si occupassero di cooperazione o insomma di politica dal basso. Nel mio caso facevo italiano con stranieri, italiano con migranti, la SIM, all'ex centro sociale ormai sgomberato XM24, e quindi insomma una sensibilità particolare per una serie di iniziative che comprendessero queste tematiche nello specifico, e quindi avevo deciso di provare con un progetto di questo tipo che appunto nello specifico si occupava di passare un anno a Montevideo, un anno in Uruguay, in questa struttura, con bambini e adolescenti fino all'età di 18 anni, inserita all'interno di un quartiere molto complesso, un barrio in un contesto critico, appunto, come dicono in Uruguay. Sì, cioè, ci puoi proseguire, poi successivamente ci sono delle fotografie. Questa è appunto la struttura vista da fuori. E queste sono altre fotografie, la fotografia del patio, dell'esterno, e la fotografia dell'interno, in cui i bambini e i ragazzi facevano colazione, nel caso della mattina, nel caso dei bambini, che venivano al centro per le 8 del mattino, rimanendoci fino alle 14. Nel caso degli adolescenti, invece, era compresa una merenda. Io lavoravo nel turno della mattina con i bambini che non andavano a scuola, che andavano a scuola direttamente nel pomeriggio. Puoi proseguire, Ceci. Ecco, avete già avuto un'idea di quella che è la struttura all'interno della quale lavoravo, e la struttura si chiamava Centro Aires Puros. Aires Puros è anche il nome del quartiere all'interno del quale il centro si trovava. La zona era chiamata Aires Puros. Il quartiere tutto invece si chiamava il quartiere della Valleja, che è un quartiere una villa miseria, come si chiama appunto in Argentina e in Uruguay, ovvero una specie di favelas, non una favelas per come la si può insomma immaginare in maniera romantica, però fondamentalmente per quanto riguardava almeno la Valleja, bisogna immaginare uno spazio grande più o meno come Piazza del Popolo, all'interno del quale vivevano un totale di 900 famiglie per un totale di 4.000-5.000 persone, di cui l'80% di queste famiglie vivevano e tuttora vivono, chiaramente, perché non penso che la situazione sia cambiata, anzi penso che si sia ulteriormente aggravata in seguito al Covid, delle strutture fatiscenti. Parliamo chiaramente di case di lamiera, di latta, di legno, a seconda insomma di quelle che sono le possibilità e di quelli che sono gli strumenti che si riescono a recuperare, che si riescono a trovare. Chiaramente una
natalità spropositata, numerosissimi bambini, molti dei quali non sono neanche chiaramente censiti, non c'è la possibilità di avere un vero e proprio censimento delle persone che vivono all'interno di quel quartiere, e quindi la struttura all'interno della quale ho avuto la possibilità e la fortuna anche di lavorare grazie al progetto, si occupava di organizzare una serie di attività. Gli orari, come ho detto, erano dalle 8 alle 14, alle 14 nel mio caso, e ci lavoravamo io e Diana, un'altra volontaria, Diana Capatina, e dalle 14, dalle 13-14 fino alle 20, alle 8 di sera, ci lavoravano invece altri due volontari, Joyce e Itziar. Il nostro progetto era per un totale di 4 volontari, invece lavoravano con gli adolescenti dall'età di 11-12 anni fino a 16-17. Le attività all'interno del centro erano attività laboratori come ad esempio il laboratorio sportivo, oppure il laboratorio tipo della panaderia, o nel mio caso, per quanto riguarda la mattina, io lavoravo insieme alla taglierista di sport, e quindi due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, andavamo anche a un piccolo centro sportivo per permettere appunto anche ai ragazzini, ai bambini, di poter uscire dal quartiere e fare un po' di attività fisica, un po' di sport, che chiaramente decidevamo noi, anche se tutti quanti sanno, tutto il mondo lo sa, che lo sport che va per la maggiore in Uruguay, così come in Argentina e nel Brasile, è il calcio, quindi non è che ci siano chissà quali altre attività che puoi proporre ad un gruppo di bambini scalmanati che non vedono l'ora di giocare in un campo come si deve, anziché nel campo piuttosto fatiscente del quartiere. Se non ci sono domande, io proseguo. Mentre se volete sapere qualcosa più nello specifico. Vai pure avanti, grazie Lorenzo. Ok, allora prosegui pure, dovrebbero esserci cioè, tutta una serie di altre fotografie. Ecco, ad esempio, la fotografia a sinistra è una fotografia di quella che era la colazione con i bambini, la mattina. La colazione era dalle 8:20 alle 9:15, se non ricordo male, poi alle 9 iniziavano le attività di assistenza compiti anche per i bambini che sarebbero andati a scuola di pomeriggio, ad esempio, oppure i bambini che venivano con noi alla Plaza delle Porte, quindi al centro sportivo, si prendeva l'autobus intorno alle 9:10 per essere lì alle 9:30 perché iniziava la classe di nuoto. Mentre la fotografia sulla destra raffigura un bambino che si chiama Dylan, che vive nel quartiere in una famiglia piuttosto numerosa, e fa parte di una famiglia piuttosto numerosa, una decina, tutti sotto lo stesso tetto, tre sorelle molto simpatiche e molto focose, che vivono tutte e tre insieme alla nonna sotto lo stesso tetto, ed è fotografato nel momento in cui, appunto, durante in uno dei tanti momenti del laboratorio di plastica, chiamato così, ed era insomma il laboratorio un po' di arte, in cui i bambini appunto si cimentavano due volte alla settimana e con i quali si portavano avanti una serie di progetti con degli obiettivi, diciamo, piccoli obiettivi da raggiungere, e poi alla fine dell'anno, alla fine del semestre, fare una piccola esposizione di quelli che erano i lavori che si erano riusciti a fare con i bambini. Oltre, puoi anche andare avanti, Ceci, oltre al laboratorio di panaderia c'era anche il laboratorio di musica, il cui taglierista era Bruno, tuttora è Bruno, presumo, e chitarrista, una persona molto piacevole, con una voce che cercava appunto di far comporre, cantare o anche magari tranquillizzare, calmare i bambini grazie all'utilizzo degli strumenti musicali, nel suo caso appunto della voce. Qua siamo invece alla Plaza delle Porte. Questo è il piccolo campo da calcetto del centro che ci veniva messo a disposizione dal centro gratuitamente, e queste sono due fotografie dei bambini durante qualche gioco, oppure appunto con le due squadre di calcio fotografate, immortalate nel pre o nel post partita. Il volontario all'estero, il nome di questa slide, diciamo che
Non so bene come approcciarmi a questo argomento, anche perché l'hanno detto le stesse ragazze nel video precedente, volontario all'estero è fondamentalmente una persona che arriva dall'Italia e può aver fatto anche magari degli studi pregressi. Non è il mio caso, perché io sono una persona che ha studiato cinema, sia in triennale che specialistica, a Roma e a Bologna, magistrale, sia a Roma e a Bologna, e fondamentalmente non avevo la più pallida idea di quello che potesse significarsi, di quello che potesse significare trovarsi inserito all'interno di un contesto di questo tipo, con un tasso di povertà, tasso di povertà con il quale non mi ero mai confrontato, chiaramente né in Sardegna né a Roma né a Bologna, e quindi non avevo idea di quella di quello che volesse dire realmente lavorare alla giornata, o comunque avere a che fare con dei bambini, o comunque con delle persone che non solo non erano mai uscite fuori magari dal quartiere, se non così attraversando la strada per stare nel parco davanti, ma anche semplicemente con delle persone che, se anche solamente per il fatto di essere inserite in quel contesto, sapevano già che sarebbero state emarginate, o magari che si sarebbero trovate in difficoltà nel momento in cui sarebbero poi andate a cercare lavoro o avrebbero provato ad affrontare un percorso di studi un po' più difficile, anche magari al liceo, per una questione di soldi oppure per una questione semplicemente di poter far coincidere gli orari tra lavoro, contesto casalingo familiare complicatissimo, e poi degli esami da dare. Nella figura del volontario all'estero ho deciso anche di dare insomma, di far capire anche quali siano i doveri del volontario nei confronti della ONG, nei confronti dell'associazione con la quale decide di partire. Cioè, nel senso, nel momento in cui si firma il contratto, non sei libero di passare 11 mesi in una struttura senza far sapere più niente di te alla ONG. Chiaramente c'è un contratto, chiaramente c'è della preoccupazione, e poi la stessa ONG sa di mandare per 11 mesi una persona all'interno di un contesto un po' complicato. Quindi c'erano chiaramente degli obblighi ai quali il volontario all'estero deve sottostare e deve accettare, che sono appunto i report mensili. Ogni mese bisognava mandare dei report per far sapere come fosse la tua condizione fisica, la tua condizione psicofisica, e poi se ci fossero stati magari dei problemi con le coinquiline, con i coinquilini a livello casalingo, oppure con la figura di riferimento lì in loco, o se c'era stato qualcosa utile per il progetto anche degli anni futuri, qualcosa di differente con il progetto degli anni passati. Insomma, dare un resoconto piuttosto specifico di tutto quello che stavi vivendo tu e tutto quello che stava vivendo la struttura in quel momento, anche perché poi, come ha detto Yasmin, se non ricordo male, il progetto al quale tu decidi di partecipare è il progetto dell'anno scorso, cioè nel senso, il bando è aperto, il bando propone un progetto dell'anno scorso, quindi nel momento in cui tu sostieni il colloquio e ci sono tutte quelle attività di prassi prima della partenza, e nel momento in cui tu arrivi in Uruguay, il progetto è anche possibile che sia un altro. Nel nostro caso non abbiamo trovato molte differenze rispetto al progetto che hanno trovato gli altri ragazzi. I ragazzi che erano partiti nei progetti differenti, però ad esempio negli anni scorsi due ragazzi stavano in una struttura Aires Puros, appunto dove siamo stati noi, e altri due ragazzi stavano in un'altra struttura, quindi due e due per due strutture differenti. Nel nostro caso invece, quando siamo arrivati, i volontari che avevano fatto domanda per l'altra struttura si sono dovuti adattare, cioè si sono dovuti adattare, semplicemente l'altra struttura non era più agibile, e di conseguenza abbiamo dovuto lavorare tutti e quattro i volontari all'interno della stessa struttura. Quindi è stato un inserimento piuttosto corposo di quattro ragazzi, quattro volontari italiani all'interno di un contesto completamente differente, quindi anche per i volontari, per le volontarie, per gli educatori e per le educatrici uruguage è stato un bel banco di prova adattarsi a quattro persone come noi che, insomma, venivano dall'Italia.
Posso chiederti i ragazzi come si sono trovati quindi con te, cioè con te e anche con gli altri volontari che magari non vi conoscevano e hanno imparato un po' a capire chi siete, magari anche appunto il fatto che parlavate lingue differenti, no? Sì, i ragazzi, quindi le educatrici, gli educatori uruguayani del centro o anche gli stessi bambini? Anche gli stessi bambini, sì. Allora, per quanto riguarda, c'è da dire una cosa. Io, così come anche gli altri tre volontari, tutti e quattro parlavamo spagnolo. Io prima di stare a Montevideo ero già stato 2 volte in Spagna, una volta a Valencia, una volta a Siviglia, solo per motivi di studio. E anche Joyce era già stata in Spagna, così come Diana. E poi Itziar, basca, quindi comunque il castigliano lo parlava, perché è appunto sua lingua madre. E quindi una volta arrivati in quel contesto ci siamo dovuti un po' ci siamo affacciati con uno spagnolo che non era il castigliano che abbiamo studiato noi, assolutamente, uno spagnolo argentino, uruguayo, molto differente. Appunto, molto più sporco, poi come se non bastasse lo spagnolo uruguayo di quartiere, cioè completamente tipo, è uno slang divertentissimo. E dopo i primi 2 mesi di incomprensione totale, anche perché poi ci interfacciavamo con i bambini, quindi anche magari con adulti, quindi che ne so, bambini proprio che partono dal presupposto che una persona in quanto adulta ti comprenda alla perfezione. Lì è stato un po' difficile, però dopo i primi 2 mesi anche con i bambini ce l'abbiamo fatta. Con gli educatori e educatrici ci siamo trovati molto bene perché bisogna dire che il centro Aires Puros è una struttura impressionante, sia per l'appoggio, per il tipo di appoggio che dà all'interno di quel quartiere, per le iniziative che organizza, per i laboratori, per le possibilità e per l'appoggio che dà il quartiere, sia per quanto riguarda anche i vestiti, ossia per quanto riguarda, insomma, il fatto di organizzare le stesse colazioni a dei bambini e quindi alleggerire le famiglie dell'obbligo appunto di dover magari preparare da mangiare la mattina, mentre magari devono portare a scuola gli altri bambini. Quindi ci siamo trovati molto bene, anche perché il centro ci ha messo a nostro agio, è sempre stato molto molto disponibile su quelle anche che sarebbero state le richieste di una persona che già dal momento in cui parte sa che deve rimanere un anno distante da tutti quei comfort, anche linguistici, anche alimentari, che comunque in Uruguay è un paese strepitoso, ma non ci vivrei né per il cibo né per il clima, però è stato molto bello, è stato molto bello e anche il contesto vissuto da quelle persone ci ha permesso di viverlo nel modo migliore. Lorenzo, noi abbiamo tolto le slide non per metterti ansia di finire presto, ma solo perché sennò nella registrazione tu non compari mai, forse. Quindi puoi anche continuare per ora seguendo, visto che c'era impressioni e consigli. In parte credo anche facevi riferimento adesso con questo commento al cibo e alla lingua, quindi visto c'è scritto cibo, lingua, saper ascoltare e saper quando parlare. Quindi se ci vuoi anche dire, poi tanto le slide noi le condivideremo, quindi insomma si potranno vedere, consultare. Ok. Sì, impressione e consigli, appunto. Passata la carta. Impressione e consigli, oltre al cibo, appunto, che poi sono scemenze fondamentalmente, anche perché insomma ci si abitua a tutto, ci si abitua a mangiare non male, perché poi comunque l'Uruguay per le persone a cui piace la carne, ha la carne migliore del mondo, o anche una quantità e una qualità, ad esempio, di patate che noi non abbiamo la pallida idea, ci sono dalle dolci alle meno dolci, alle salate, alle più salate, però, appunto, oltre al mangiare e oltre alla lingua, c'è sicuramente tipo l'aspetto del saper ascoltare e del saper quando parlare, nel senso che non sei più inserito all'interno di un contesto europeo o comunque occidentale, dove c'è questa vita frenetica e questa necessità, questo obbligo di dover portare
a casa il risultato quotidiano giornaliero. Cioè, ti impegni, però ti impegni non in quanto individuo che deve fare la cosa giusta per il centro, ma in quanto parte di una comunità di educatori, parte di una comunità di educatrici, dove c'è una... dove tu hai quel ruolo, ma è un ruolo comunque paritario rispetto all'educatore che ha 50 anni, 45 anni e che sta lì da 20, che sta lì lavorando da 20 anni, per il semplice fatto che tu appunto puoi avere un approccio differente con i bambini, che non significa sia minore, maggiore, superiore, semplicemente differente, perché hai imparato una serie di cose differenti che sono altrettanto importanti, altrettanto arricchenti per tutta la proposta del centro. E quindi impari a capire quando dove star zitto, perché magari appunto l'educatore o l'educatrice Raffaele ti dice che lavora nel quartiere, lavora in quel centro da 20 anni e quindi conosce quella famiglia nello specifico, perché ha avuto anche le stesse madri frequentatrici del centro. Però così come impari a star zitta ad ascoltare, viene comunque anche incentivato a dire, a parlare, a proporre un laboratorio, perché qualsiasi cosa può arricchire l'iniziativa, arricchire la proposta e di conseguenza permettere tutta una serie di attività e di iniziative differenti, bellissime e piacevoli per i bambini, in questo senso, sì. Da un punto di vista pratico, invece, avevo letto anche dalle slide, penso, mi ricordo la questione, che c'era la necessità per il Sud America di uscire dal paese dopo 90 giorni che si era lì, cioè non è una questione di visti, di autorizzazioni, a livello proprio pratico, nel senso, penso, una persona italiana che vuole partire, ha il passaporto, deve fare delle pratiche specifiche. Non so bene questo, ma nel nostro caso era così. Nel nostro caso il progetto ti permetteva, non so, il tipo di contratto fra la ONG e Aires Puros, il progetto, insomma, la struttura in loco, c'era un tipo di contratto con un visto della sola durata di 90 giorni. Mm-hmm. Vista burocratico, non so bene in che maniera fosse strutturato appunto il progetto, però appunto era un visto della sola durata di 90 giorni, e quindi dopo la scadenza dei 3 mesi eravamo obbligati a uscire fuori per rinnovare appunto il visto. E diciamo che un po', cioè, no, non era niente male questa cosa qua, perché insomma c'era la possibilità di viaggiare, poi dopo esserci resi conto che tutti e 4 i volontari, insomma, la prima volta che siamo dovuti uscire siamo rimasti 4 giorni in Argentina, a Buenos Aires. Dopo 3 mesi siamo rimasti 1 settimana in Brasile. Ecco, diciamo che potevamo giocarci meglio le nostre carte, nel senso che da un centro non puoi far mancare 4 volontari per 1 settimana, 4 volontari per 3 giorni, e quindi siamo riusciti a capire quando, come e in che maniera spostarci. Però certo, cioè una delle bellezze e uno degli aspetti positivi del servizio civile universale, oltre alla possibilità di entrare a far parte di quello che è il mondo della cooperazione internazionale, di quello che è il mondo del volontariato, per le migliaia di sfaccettature che ha questo termine, il termine del volontario italiano all'estero. Però la bellezza è appunto la possibilità di, uno, insomma, viaggiare e conoscere dei contesti che, se non fosse stato per progetti di questo tipo, non conosceresti. Io non avrei mai avuto la possibilità di passare un anno in Sud America. E quindi, oltre alla bellezza e alla ricchezza di progetti di questo tipo, anche la formazione personale fisica, formazione personale mentale, e poi tutto questo bellissimo ambiente di amicizie, di conoscenze che ti permettono di crescere. E poi, certo, per chi è interessato,
il mio è un punto di vista un po' più vicino a quello di Valentina, nel senso che, certo, è un'esperienza che fa curriculum, che ti arricchisce molto e che ti dà un certo tipo anche di credibilità a livello lavorativo nel momento in cui si va a cercare quello, però io l'ho fatto appunto, come ha detto Valentina, mi sono approcciato ad un progetto di questo tipo, lasciandomi andare, vivendo l'esperienza al 100%, anche in una visione molto romantica di quello che era il Sud America, l'America Latina, l'Uruguay, l'Argentina e le bellezze di quel posto lì, che è appunto un continente. Infatti forse questa è anche una cosa interessante perché anche confrontandomi con altre persone che si informavano per il servizio civile universale, c'era sempre un po' la paura del non avere le competenze, ma io non ho una formazione, non so, scienze politiche, piuttosto che una formazione più legata alla pedagogia, lavorare con i bambini, eccetera, invece... Sono strutture che, cioè, non sono degli incoscienti ovviamente, però che ti permettono di metterti anche alla prova, insomma, evidentemente tramite i colloqui capiscono un po' le skills che ha il candidato, la candidata, e quindi può essere anche un modo per mettersi alla prova per chi non si è mai potuto confrontare forse con questo settore e con questi compiti e ruoli che devi poi ricoprire dall'altra parte del mondo, insomma. Certo. Ma infatti questa è una cosa, anche parlando con Valentina e Yasmin, ora purtroppo mi dispiace veramente che sia capitato in un loro orario di lavoro e Yasmin oltretutto in Canada, quindi anche problemi di fuso orario, cose eccetera, però sicuramente anche vedere messe a confronto le vostre tre esperienze, partendo anche solo dalle località differenti, cioè l'India, insomma, l'Uruguay eccetera, ma anche la formazione, e gli sbocchi a posteriori, cioè sicuramente appunto Yasmin lo sfrutterà di più magari a livello di esperienza per un percorso lavorativo che prevedeva le ONG, la cooperazione, ma sicuramente anche proprio come valore di vita, cioè Valentina parlava delle soft skills acquisite, che lei diceva cose che dice magari prima appunto gestire dei bambini, avere anche forse tutta una serie di capacità che magari non hai mai sviluppato, quindi presumo che anche per te sicuramente è un più che si aggiunge al personale e a delle cose che potrei sfruttare lavorativamente parlando, non lo so. Sì, certo. Poi me l'ero anche segnato qua appunto sull'agenda, questa come piccolo argomento, insomma, sul quale tornare per quanto riguarda il momento del colloquio tra India e Uruguay. Ecco, cioè, partendo dal fatto che l'Uruguay è grande quanto tipo Gran Bretagna e Belgio messi insieme, l'India è grande quanto l'Europa, e là è anche per quanto riguarda la popolazione, cioè nel senso non c'è nessun tipo di paragone. In India non so quanti siano, tipo 1 miliardo o qualcosa del genere, in Uruguay sono tipo 3 milioni, sono 3 milioni di persone. Quindi è logico che i colloqui siano differenti, è logico che ricercano magari anche delle figure differenti, e non mi stupisce che chiaramente per l'India, se devono mandare una persona in India per un anno, ci pensano due volte a mandare una persona che non c'è mai stata, chiaramente. In Uruguay è un contesto differente, è chiaramente un discorso differente, non per la semplicità del progetto, per la facilità, perché insomma, le persone povere nel senso latinoamericano, nel senso indiano, non sicuramente nel senso europeo, anche perché poi penso che sia una cosa che contraddistingue l'Europa, o diciamo proprio la topografia urbana delle città europee con la topografia urbana delle città latinoamericane, che ad esempio tipo a Montevideo, almeno questo penso io, cioè non sono un esperto d'urbanistica, però mentre magari ad esempio per quanto riguarda la città di Roma i quartieri più periferici sono, diciamo, i quartieri un po' più degradati, più ti avvicini verso il centro e più si tenta di nascondere un certo tipo di degrado urbano. Per quanto riguarda invece Montevideo, che è una città comunque bellissima, però lì realmente, attraversando la strada, puoi trovarti in un quartiere completamente differente rispetto a quello che hai lasciato, e se quel quartiere è appunto un barrio in un contesto critico, non ci pensano su due volte a fermarti o a fregarti, a rapinarti, e quello che è. Cioè nel senso, devi conoscere la città, perché non è una questione di più ci si avvicina al centro e più la situazione è tranquilla, perché gli emarginati tendono a stare nelle zone periferiche, ma appunto lì è tutta una questione di quartieri, e questo penso che sia appunto anche
riguardi l'India, e quindi la città un po' devi conoscerla e devi essere disposto anche a farti guidare. Ecco, una cosa è trovarsi in una città di 21 milioni di persone, una cosa invece è trovarsi in una città di 2 milioni, come appunto può essere Montevideo. Poi per quanto riguarda le skills, per quanto riguarda quelle che poi sono state le... quanto mi ha lasciato il servizio civile, sì, dal punto di vista, insomma, della figura dell'educatore, figura che io non avevo mai rivestito prima di quel periodo e che ho deciso di non rivestire più da adesso, da quando sono tornato in poi, causa, insomma, anche Covid e tutto quello che è successo in quest'anno e mezzo. Però ecco, se non fosse stato per il Sud America non sarei mai entrato in contatto con tutta una serie di interessi miei personali dal punto di vista cinematografico, sui quali poi adesso sto incentrando tutta una serie di miei studi personali, quindi è appunto la possibilità di entrare in contatto con degli aspetti di una cultura cinematografica che qua in Europa, o nello specifico in Italia, non è studiata, non è approfondita, purtroppo o per fortuna. Infatti questo secondo me è interessante anche rispetto al discorso del libro scritto da Valentina o del blog, cioè sono degli spunti sicuramente anche per arricchire un percorso professionale. Poi appunto io ti conosco ormai da tanti anni e quindi ecco, sicuramente il fatto che questa esperienza potesse influenzare i tuoi studi di cinema eccetera secondo me è proprio la dimostrazione di come queste situazioni sono uno scambio reciproco, cioè tu porti una tua esperienza, in questo caso facendo il volontario per un anno al servizio di una comunità, mettendoti in gioco all'interno della comunità, ma allo stesso tempo portandoti un tuo bagaglio, che è non solo quello dell'esperienza personale, ma anche quello di un arricchimento sul tuo piano professionale come ricercatore di cinema, eccetera. Quindi sicuramente questo è un elemento che insomma, ho riscontrato anche in altre persone che ho conosciuto, hanno fatto il servizio civile universale, che secondo me è anche uno degli elementi forse più arricchenti, si può dire, in questo caso, cioè che sicuramente è uno scambio reciproco, l'idea di ogni tanto magari senti persone che pensano vai lì, fai il volontario e tu solo un dai, non so come dire, cioè solo come se fosse un'esperienza solo emotiva, cioè fai la parte pratica, dai, eccetera, mentre invece credo che effettivamente si crei uno scambio anche proprio pratico, cioè tu ti sei portato a casa un bagaglio legato a dei materiali che altrimenti non sarebbe stato impossibile entrarci in contatto da qui, quindi secondo me questo... Aspettiamo il tuo libro, Lorenzo, ecco, io lo dico ai libri del servizio civile. Sì, no, io mi ero ripromesso, come anche tantissime persone che si trovano poi a dover partire e a dover rimanere per un progetto, oppure anche magari per interessi loro, a dover rimanere un anno in un contesto completamente differente, fuori, lontano dall'Europa, lontano dalla famiglia, dagli amici più stretti, più cari e quant'altro. Quindi anch'io chiaramente ho iniziato a tenere un mio diario dell'esperienza all'estero, che poi però ho un po' abbandonato, ma nulla toglie che poi si riesca a riprendere in mano e fare qualcosa di quel diario lì, di quegli appunti, anche se scrivevo proprio di tutto, dalle cose bellissime alle cose bruttissime, e poi purtroppo chiaramente le cose brutte, così come le cose belle, capitano. Ecco, se c'è un consiglio che mi sento di dare, è un'esperienza bellissima e sarà comunque, a prescindere da come vada, un'esperienza bellissima, sia che la si decida e si riesca a portarla a termine, quindi rimanere un anno, oppure che poi alla fine, perché è troppo forte, perché non ci si trova bene con i colleghi oppure con gli altri volontari, perché poi è un terno al lotto, non è detto che ci si trovi bene con gli altri volontari. Sei comunque magari costretto a rimanere all'interno di una casa con dei coinquilini, delle coinquiline che non ti sei scelto tu e con i quali devi rimanere per un anno, e non è detto che poi tu decida di tornare a casa, perché comunque non è stata l'esperienza che ti aspettavi, però comunque sotto sotto senti che ti è servita. Ecco, succederanno tantissime cose brutte magari, cioè nel senso, chiunque parta per fare un progetto di questo tipo deve mettere in conto che in un anno succedono tantissime cose brutte,
non esiste che un anno siano 365 giorni rosa ai fiori, bellissimi, idilliaci, però anche questo comunque può servire per capire quali sono i tuoi limiti, quali sono i tuoi limiti di conoscenza interiore, di conoscenza fisica, dove puoi spingerti, dove puoi aiutare, oppure dove devi anche riuscire a capire quando tirarti indietro, quando chiedere aiuto. Ci saranno dei momenti in cui piangerai, perché piangerai tantissimo, però fa sempre bene. Cioè, comunque piangere ti insegna anche a conoscere, che poi è una grandissima valvola di sfogo, quindi dai. Insomma, impari a metterti in discussione all'interno di una società dove non ti è permesso metterti in discussione, specialmente non entro in dinamiche di genere, patriarcato, però chiaramente diciamo che ti permette di vedere, di decostruire la società all'interno della quale siamo, e quindi questa è una cosa che mi è servita tanto e faccio mia e tuttora faccio mia. Sono la persona che sono ora come ora perché ho avuto la possibilità di stare lontano un anno in quel contesto lì. Certo. Quindi come per Valentina anche tu ti senti cambiato? Tutto questo... No, assolutamente sì. Se c'è io dico sempre, mi è stato chiesto nell'ultimo anno, anche negli ultimi due anni, tipo qualche consiglio per il servizio civile anche in generale. Cosa mi consigli? Cosa dovrei fare? Tra il servizio civile normale e il servizio civile universale, io consiglio chiaramente sempre il secondo, al di là che magari per una questione di partenza oppure di viaggio all'estero, ma anche perché può darti tutta una serie di cose che il fatto di fare un lavoro, magari tipo un servizio in loco, nell'associazione oppure nella ONG, perfetta per te, non può darti. Quindi io consiglio sempre il servizio civile universale per tutto quello che può darti, anche perché, dai, cioè comunque la possibilità di fare un progetto che ti permette di stare all'estero per un anno, raga, ma di che stiamo parlando? Tu hai fatto anche poi formazione alle nuove leve, giusto? Ah, sì, è vero. Come è andata? Nel senso, ti sei proposto di farlo oppure insomma sei rimasto in contatto con la realtà? Allora, mi è stato chiesto... dei volontari, come funziona? Allora, chiaramente la preparazione, la formazione per i ragazzi che sarebbero partiti, i cui progetti sarebbero poi partiti successivamente è andata un po' slittando, perché chiaramente causa Covid tutto è ritardato di qualche mesetto, però io ho fatto formazione non ai ragazzi che sarebbero partiti, quindi non ai volontari universali del servizio civile universale, ma a quelli che sarebbero rimasti in Italia, nelle rispettive città. Mi chiedo scusa se ogni tanto mi giro, ma c'è la gatta che miagola, non so se la sentite, scusate. Non ti preoccupare. E quindi mi è stato chiesto dalla ONG, con la quale avevo fatto il progetto, appunto da Amici dei Popoli, mi avevano chiesto se questi 2 o 3 giorni sarei stato libero per parlare un pochettino con i ragazzi, per parlare un po' di quelle che erano state le mie esperienze, perché in ogni formazione, prima della partenza, perché le formazioni sono 2, allora nel mio caso sono state 2, una formazione in loco pre-partenza e una formazione una volta all'arrivo a Montevideo in Uruguay, e una parte della formazione è dedicata a quelle che sono state le esperienze dei volontari all'estero, e quindi uno tra i volontari di quell'anno che parlavano delle proprie esperienze, c'era anche io che parlavo dell'Uruguay e di Montevideo, ed è stato molto facile, molto, molto piacevole quando mi viene chiesto di parlare, insomma, di questo progetto, l'iniziativa del viaggio, del servizio civile universale. Mi trovo piuttosto a mio agio, infatti, e quindi finisco sempre di parlarne per fin troppo, finché non mi viene detto di star zitto. Quindi, sì. Navi, tu hai qualche domanda per Lorenzo? Non so se ci sente. No, in realtà mi è sembrato molto interessante quell'intervento che lui ha fatto rispetto alle cose brutte che possono succedere, perché in realtà nella nostra società quando ti succede una cosa brutta tu la vivi sempre come un fallimento e non come un'occasione di conoscenza.
Per cui questo, secondo me, è un punto molto bello di questa, di un'esperienza del genere, perché un'esperienza del genere vissuta all'estero in un contesto completamente diverso, non la puoi controllare, non la puoi controllare. E a volte i nostri ragazzi, quando partono per esperienze del genere, non sempre riescono a vivere la cosa brutta che ti succede come un'occasione di conoscenze, non come un'occasione appunto in cui tu hai fallito e non sei stato all'altezza. Questo secondo me è molto importante quando si presentano queste cose, metterlo in luce, perché in realtà io, che ho molti più anni di voi, ho scoperto di essere più in pace con me stessa quando ho accettato di conoscere anche quali erano le mie debolezze. E questo mi ha resa più forte. E in realtà su delle persone giovani, secondo me, già capire questo è una cosa fondamentale per essere efficaci nella propria azione, sia sul lavoro che nella vita personale. Certo, sì. In parte fa riferimento anche a, scusate, all'anno scorso che avevamo fatto quell'incontro sull'importanza dello sbagliare, del fallimento. Sì, è vero. Quindi in realtà a queste cose secondo me si ricollegano molto, e sicuramente farlo in un contesto dove non torni a casa, chiami tua madre, tuo padre e ti sfoghi, ma sei in un contesto in cui sei lontano da tutto e tutti, e forse ti metti ancora di più in gioco con te stesso, gli spazi, cioè proprio secondo me proprio con te stesso. Questo forse è la cosa, Lorenzo, dici tu perché... Ah, sì, assolutamente. O comunque bisogna anche comunque specificare che, almeno nel mio caso, per quanto riguardava la struttura all'interno della quale comunque facevo il volontario, oltre a educatrici, oltre a educatori, c'era chiaramente anche tutta una serie di psicologhe. C'erano tre persone, tre psicologhe, il cui lavoro era maggiormente dedicato all'assistenza alle famiglie, ai bambini, alle donne, agli uomini che vivevano nel quartiere, però con le quali comunque c'erano innanzitutto tot sedute di gruppo, tutti insieme per parlare di quelli che potevano essere stati problemi più o meno maggiori, minori del mese, come si erano visti i bambini, le famiglie. Poi una volta al mese ci si divideva tra educatori ed educatrici per andare, per passeggiare nel quartiere, per sapere un pochettino come fossero le situazioni delle famiglie un po' più, le cui situazioni e le cui condizioni erano un po' più gravi. Però ecco, non sei mai solo, per quanto comunque alcune volte mi sia trovato in difficoltà, c'erano o fortunatamente le persone con le quali potevo parlarne a casa, quindi Joyce, zia, Diana, con i quali siamo stati e ci siamo trovati molto bene, però comunque c'era anche tutto un tipo di assistenza dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista educativo, lavorativo, delle persone che lavoravano lì, che comunque erano sempre pronti a dirti: guarda, allora è successo, succederà anche altre volte, perché chiaramente la situazione lavorativa è questa, però sappi che puoi parlarne con tutti quanti i problemi linguistici che chiaramente si sommano in quella situazione, però magari una birretta, una chiacchiera, e sai comunque che sono... Sì, il fatto è questo, è un tipo di vicinanza e un tipo di lavoro e di modo di intendere la comunità che è anche molto, secondo me, latinoamericana. E anche dopo essere stato anche poi in Argentina in viaggio per un mese, nel mese di gennaio, quando il centro era chiuso, come se fosse il nostro agosto, ecco lì a gennaio chiude il centro, hai un mese libero, più o meno, tra virgolette, per star fuori, di vacanza. E quindi dopo essere stata anche un po' in Argentina ti rendi realmente conto di quelle che siano tutta quella serie di associazioni, di iniziative, di proposte che esistono, perché quello è un ambiente, quella è una cultura, sia con la C maiuscola che con la C minuscola, che si è sempre fondata e si è sempre basata su un tipo di lavoro di questo tipo,
politica dal basso, educazione paritaria e quindi è facile riuscire ad ambientarsi in ambienti di questo tipo ed è facile riuscire a venirne fuori se comunque sei appoggiato, sei aiutato, cosa che invece qua in Occidente non vuol dire niente, però con un certo tipo di idea che tutti appunto conosciamo, è molto difficile uscirne, è molto difficile vederla da una parte terza, da una parte esterna. Hai mai pensato di tornartene in Italia durante il percorso o non ti è mai venuto il dubbio? No, mai. Io sarei rimasto lì 2 anni. Ho pianto al momento in cui sono tornato in Italia perché non riconoscevo più Bologna, non riconoscevo più l'Italia, era tutto così tanto strano. E se non fosse stato per il Covid comunque sto considerando il fatto di poter chiedere il dottorato in cinema a Buenos Aires, se c'è la possibilità io torno là, ma figurati. Mi mancherai, non ci vedremo più tanto spesso, Ceci, però. Vabbè, tanto. Quindi direi che comunque alla fine il cibo e la lingua sono un ostacolo che si supera facilmente, insomma, considerando queste considerazioni che hai fatto. Alla quale, sì, no, certo, sì. Ai quali ti ci puoi abituare, o comunque magari è più facile, più semplice abituarsi al cibo che ha un atteggiamento, una condizione, una richiesta di vivere la vita come imposizione anziché come scelta. Non lo so se vuol dire qualcosa, però diciamola così, non so. Beh, quindi comunque diciamo che sicuramente appunto come 3 esperienze ecco hanno influito in maniera, insomma, ha impattato molto il servizio civile sulle vostre 3 esperienze sicuramente, insomma. Sì, sono stato contentissimo anche di sentire i racconti di Valentina e di Yasmin, perché era 2 anni che non ci si sentiva, non ci si vedeva, magari giusto qualche messaggio, qualche mail nel primo momento in cui inizia il percorso, perché la formazione con loro è fresca, quindi non ci siamo conosciuti a Padova durante il periodo di formazione, però poi appunto erano 2 anni che non sentivo le loro voci, quindi mi fa super piacere sapere come hanno vissuto quest'anno, quest'altro anno, insomma questi 2 anni di distanza da quello che è stato l'inizio del percorso, l'inizio del progetto. No, sono molto felice, molto contento, sì. E a livello tecnico, per chi vuole avere informazioni e rimanere aggiornato sui bandi, quando usciranno, insomma, le proposte nuove, eccetera, come bisogna fare? Non so se è una domanda alla quale so risponderti, perché non so bene quali siano le tempistiche e gli orari del bando ora che tutto è un po' cambiato per il COVID. Quando l'hai cercato, Ok. Io ad esempio l'ho cercato a luglio, tipo settembre, inizio autunno. L'ho cercato a inizio autunno, il bando terminava il 31 settembre, poi mi hanno fatto sapere che sarei partito a novembre, mi hanno fatto sapere che avevano accettato la mia proposta a novembre, colloquio a novembre, e poi mi hanno fatto sapere il tutto il mese dopo, dicembre. Quindi sì, il bando dovrebbe comunque dovrebbe scadere intorno a settembre, poi tutte le varie pratiche sono da settembre fino a dicembre. Ok. Va bene, grazie. Non so se ci sono... Sì, poi dipende dagli anni anche, che c'è... Sì, il periodo è quello, ma non sempre è così regolare, insomma. Anche perché poi da un paio d'anni non c'è differenza fra servizio civile e servizio civile universale. Penso che sia un unico bando in cui ci sono sia progetti in Italia che progetti all'estero. Sì, così è. Poi in realtà bisogna anche, ci sono anche delle volte dei bandi intermedi, perché poi dipende anche da che tipo di finanziamenti hanno. Mm-hmm. Ok,
Sì, infatti poi il bando riapriva, poi richiudeva. Sì, perché di solito uno, quello che fa fede è il sito internet del servizio civile dove viene pubblicato il bando e dove tu trovi tutto. Sì. Io direi che se non ci sono altre domande, insomma, abbiamo raccolto tante, tante informazioni e tante esperienze, soprattutto che secondo me è la parte più interessante. Cioè, adesso mi verrebbe voglia di partire subito anche a me, quindi insomma. Tu sei già partita. Esatto, sì, un po' meno, insomma, un po' meno all'avventura, diciamo, un po' più comfort, però. E niente, Mia, non so se vuoi fare. Il microfono. Senza microfono. Ecco, no, sì, direi che ci siamo detti tutto e ovviamente poi metteremo questo video su YouTube di Flash Giovani, anche il sito, poi le slide anche di Lorenzo. E il prossimo incontro che avremo in questo ciclo di incontri è il 17 giugno, Design per il Sociale con Pietro Pignatti e Federico Bastiani. Pietro Pignatti è un giovane adolescente con un sacco di idee imprenditoriali, già così giovane è beato lui. E Federico Bastiani lo accompagnerà in questo incontro, che è il fondatore delle Social Street. Quindi ci racconteranno un po' come si sono conosciuti e l'esperienza di Pietro. Ci salutiamo, grazie ancora a Lorenzo per averci raccontato la tua esperienza, è stata Grazie veramente stupenda e alla prossima, grazie mille. a te. Grazie Lorenzo, grazie Cecilia e Mianu, come sempre.